Per Perugia Empoli, Antonello Brughini. Attacchi stellari, fantastici, ma difese distratte, spesso in affanno, è la sfida tra estremi. Segnano molto Perugia ed Empoli, quello dei toscani addirittura è il miglior reparto del campionato, quasi due reti in media partita. Contemporaneamente tutte e due subiscono tantissimi gol. Il Perugia non vince da tre turni, l'Empoli da due. Incertissimo il pronostico, subito le formazioni. Partiamo dalla Perugia, il 4-4-2 disegnato alla fine da Roberto Breda. C'è Nocchi in porta, Zanon, Volta, Monaco e Pajas in difesa, Terrani, Bianco, Brighi e Buonaiuto in mezzo al campo. Il tandem offensivo è formato da Cerri e Di Carmine. Dall'altra parte, come detto, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, 4-3-1-2, con Ivan Provedere, l'ex in porta, Di Lorenzo, Simic, Veseli e Pasquale in difesa, Krunic, Castagnetti e Benasser in mezzo al campo, Zajc e il trequartista, Donnarumma e Caputo sono i due attaccanti. L'arbitro della partita, Livio Marinelli, della sezione di Tivoli. A Perugia la serata non è particolarmente fredda, 5 gradi, adesso non piove. Studio. Disposizioni Iocolano con il destro. Attenzione, c'è il vantaggio dell'Empoli al nono minuto, ha segnato Alfredo Donnarumma, dunque cambia subito il parziale. Perugia 0, Empoli 1, la rete di Donnarumma della Liga. E allora l'abbraccio tra Donnarumma, per lui decimo gol in questo campionato, e Aurelio Andreazzoli, nuovo allenatore dell'Empoli. Dunque la formazione toscana è passata in vantaggio qualche istante fa al Renato Curi, era esattamente appunto il nono minuto, con il gol del suo tiratore scelto Alfredo Donnarumma. Attenzione però al contrattacco del Perugia, la conclusione appena dentro l'area di Brighi, pallone però Sbilenco che termina direttamente sul fondo. Una buona opportunità questa per la formazione di casa allenata da Roberto Breda, ma vi raccontiamo rapidamente la rete che sta decidendo questo confronto. C'è stata un'azione tutta in velocità, partita dal settore di destra dell'Empoli, pallone che è arrivato ai 20 metri a Donnarumma, che si è liberato di un paio di avversari. Difesa del Perugia per la verità molto molto ferma, praticamente immobile, praticamente dai 20 metri ha scaricato un sinistro basso che si è infilato a fil di palo alla sinistra dell'estremo difensore del Perugia, Timothy Nocchi. Dunque l'Empoli in vantaggio, adesso la reazione in qualche modo del Perugia con Terrani sul settore di sinistra. Perugia che guadagna soltanto un calcio di punizione. Undicesimo minuto, Perugia 0, Empoli 1, Pescara. Per Bayer. Il pareggio del Perugia al 19° minuto con Samuel Di Carmine, la nuova situazione, Perugia 1, Empoli 1, a te la linea. Perugia. Dove siamo arrivati al 20° minuto e dove siamo in parità, dunque 1-1 tra Perugia ed Empoli. Alla rete di Alfredo Donnarumma al 9° minuto ha risposto qualche istante fa Samuel Di Carmine al 19° minuto, dunque tutto molto bello, azione in velocità del Perugia, soprattutto bravissimo è stato Terrani che se n'è andato, è schizzato via a tutta velocità sul settore di destra, ha alzato la testa e proprio all'incrocio dell'area di rigore ha visto Samuel Di Carmine sul palo più lontano, lo ha servito con un pregevole assist raso terra per Di Carmine, attaccante di razza. Per lui 11° gol in campionato, è stato facile facile depositare il pallone alle spalle di Ivan Provedel. Qualche istante prima c'era stata la richiesta di un calcio di rigore del Perugia per un contatto tra il portiere Provedel, attenzione però ancora all'Empoli, stavolta Donnarumma non riesce a farsi largo, Empoli che guadagna soltanto un calcio d'angolo. Dicevamo, il contatto molto molto dubbio tra Provedel, il portiere dell'Empoli, e Alberto Cerri, l'attaccante del Perugia. Adesso dunque c'è stata la reazione del Perugia, 21 minuti, Perugia 1, Empoli 1, Pescara. Il risultato è ancora di 0-0. Nuovo vantaggio dell'Empoli, partita scoppiettante al Renato Curi, siamo al 22° minuto, ha segnato Francesco Caputo, dunque Perugia 1, Empoli 2, a te la linea. Perugia. Bollicini alla Renato Curi, siamo al 26° minuto, l'Empoli è in vantaggio sul Perugia per 2-1, adesso c'è un corner in favore della squadra toscana, Manuel Pasquale dalla bandierina, la conclusione di Krunic dai 20 metri, pallone che è praticamente batte sulla coscia di un giocatore in maglia rossa del Perugia, rallenta la sua corsa e termina direttamente tra le braccia di Timothy Nocchi, il guardiano della porta umbra. Dunque dicevamo, il nuovo vantaggio dell'Empoli al 22° minuto con il principe del gol in Serie B, ha segnato infatti Ciccio Caputo, per lui 15° gol in campionato, azione insistita sulla sinistra dell'Empoli, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, il pallone è finito sui piedi di Caputo, sistemato all'interno dell'area piccola, praticamente al vertice dell'area piccola, l'area di porta, quindi deviazione sotto misura, gol facile facile per un cannoniere esperto come Francesco Caputo. Dunque il nuovo vantaggio dell'Empoli, adesso la reazione del Perugia, c'è un corner in favore della formazione umbra,
26 minuti. Perugia 1, Empoli 2, Pescara. Zito, autore. Attenzione, c'è il terzo gol dell'Empoli. Siamo al 36esimo minuto. Ha segnato ancora Alfredo Donnarumma. Perugia 1, Empoli 3. A te la linea, Giovanni Scalamuzzini. Grazie ad Antonello Brughini. C'è stata una fuga sulla destra di Krunic. L'assist perfetto per Donnarumma sul secondo palo. Deviazione da due passi dell'attaccante in maglia azzurra e palla in rete per Donnarumma. 11° gol in campionato. Adesso il tentativo del Perugia con il solito e scatenato buon aiuto, fermato molto bene da Simic. 40° minuto, Perugia 1, Empoli 3, Pescara. Il Perugia ci crede, vuole assolutamente riaprire la partita. Siamo al 9° minuto con l'Empoli in vantaggio sulla formazione di casa per 3-1. Adesso c'è il terzo cartellino giallo, stavolta per Castagnetti. 3 ammoniti nell'Empoli, Veseli, Castagnetti appunto e Alfredo Donnarumma. Nel giro di pochi secondi, proprio all'inizio del secondo tempo, 3 opportunità per il Perugia, tutte firmate Samuel Di Carmine, che un po' per imprecisione, un po' per sfortuna non è riuscito a trovare il suo secondo gol personale. Comunque sicuramente il giocatore più attivo, l'ex attaccante del Cittadella. Adesso ancora Perugia con Terrani, cross di prima intenzione, il tentativo di Cerri, pallone troppo alto, in qualche modo con affanno la difesa dell'Empoli, in particolare con Krunic, riesce ad allontanare il pallone dai propri 16 metri. Ma ancora Perugia in possesso di palla, è un altro Perugia rispetto al primo tempo. Siamo al 9° minuto, Perugia 1, Empoli 3, torniamo a Pescara. Fermata per un fuorigioco. Attenzione, c'è il quarto gol dell'Empoli, ha segnato ancora Ciccio Caputo. Dunque la nuova situazione, Perugia 1, Empoli 4. A te la linea. Borsa d'acqua ghiacciata che... Scusa Scaramuzzino, ma si segna a raffica il Renato Curia, ancora in gol Samuel Di Carmine. Dunque la nuova situazione, partita scoppiettante, Perugia 2, Empoli 4. Al 13° minuto ancora Di Carmine, a te la linea. Segnano tutti gli attaccanti, allora 2 gol Donnarumma, 2 gol Caputo per quanto riguarda l'Empoli e 2 gol anche di Samuel Di Carmine. Siamo al 16° minuto allo stadio Renato Curi, questa dunque la situazione, Perugia 2, Empoli 4. Vi raccontiamo subito il gol del 4-1 dell'Empoli, firmato ancora da Ciccio Caputo, che è arrivato dunque a quota 16 nella speciale classifica dei cannonieri. È lui, come detto, il principe del gol. Caputo è entrato in area di rigore dalla sinistra, ha cercato Donnarumma in mezzo e nel tentativo di servirlo il pallone è stato toccato involontariamente dal difensore esperto del Perugia Massimo Volta, che ha spiazzato il suo portiere Nocchi. Poi sul capovolgimento di fronte il gol abbastanza rocambolesco del Perugia, ancora con Samuel Di Carmine che praticamente da distanza ravvicinata si è portato il pallone addirittura dentro la porta. Adesso il Perugia naturalmente sta gettando sul prato del Renato Curi tutto quello che ha, cuore e muscoli. Siamo al 17° minuto, Perugia 2, Empoli 4, Pescara. 34 minuti allo stadio Renato Curi, il Perugia non si dà per vinto ma è sotto di 2 gol, Perugia 2, Empoli 4. Le doppiette, le ricordiamo, di Caputo e Donnarumma per l'Empoli e quelle di Carmine per quanto riguarda appunto il Perugia. E lo stesso Caputo qualche istante fa è andato vicinissimo al terzo gol personale. Adesso c'è il secondo cambio nell'Empoli, sta per cominciare la partita dell'ex centrocampista del Carpi Lollo, in campo al posto del numero 6 Zajc. Dunque la nuova situazione, siamo al 35° minuto mentre la squadra di casa sta per battere un calcio di punizione, Perugia 2, Empoli 4. Torniamo da Antonio Monaco a Pescara. 0-0 Perugia. A Perugia si gioca ancora, invece siamo nel secondo dei 4 minuti di recupero, Perugia 2, Empoli 4. E qualche istante fa la squadra di casa allenata da Breda è andata vicinissima al gol ancora con Samuel Di Carmine. Il suo diagonale è stato respinto molto bene ma con grandissimo affanno dal portiere. È finita da Avellino, Avellino batte Ternana 2-1. D'accordo, d'accordo, grazie dunque a Carbone. Dicevamo dell'intervento salvatutto praticamente di Provedel sulla diagonale di Di Carmine. L'Empoli naturalmente adesso cerca di mantenere il possesso del pallone, c'è un calcio di punizione in favore del Perugia, siamo praticamente ai 27-28 metri, posizione abbastanza centrale. 48° minuto, Perugia 2, Empoli 4, Pescara. 49 scusa minuti. Del vecchio, ma al cambio di campo c'è il finale dello stadio Renato Curi, fischi che sentite sono tutti per il Perugia. Dicevamo il finale, Perugia 2, Empoli 4. Per il Perugia è la quarta sconfitta casalinga, per l'Empoli la prima vittoria della gestione Andrea Zoli. A te la linea del vecchio. Grazie Brughini.